Thank you.
Cari amici, il concerto adesso ha un'altra fisionomia. Noi abbiamo l'onore e il piacere di accogliere qui il maestro Andrea Talmelli. Prego. Per inciso, un amico di 40 anni, ma questo non significa. È per la validità che l'abbiamo del compositore che abbiamo pensato di invitarlo. Stasera vi faranno ascoltare i giovani che hanno frequentato l'anno scorso il Magisterium alcune sue composizioni, con avanti, con un'introduzione di poesie di autori molto validi. Maestro Talmelli è stato... si è diplomato in composizione, pianoforte e quant'altro? Sono laureato in legge. E laureato in legge. È stato direttore del Conservatorio Reggio Emilia da tantissimi anni, è stata un'istituzione. E proprio in quel periodo, quando io ero poi direttore del Conservatorio di Pescara, ci siamo incontrati spesso in vari congressi, soprattutto per parlare delle riforme, dei vari problemi che attanagliano il mondo culturale, didattico e artistico del nostro paese. È anche direttore artistico di un bellissimo festival che si svolge a Montecchio, sulle colline reggiane, e dove ospita tantissimi pianisti, e fin dalla prima edizione, io per questo sono molto grata per la sua sensibilità, Maestro Talmelli, dalla prima edizione ospita il vincitore assoluto del concorso pianistico internazionale Roma, che è giunto al 29esimo anno di vita. E a questo proposito vi invito il 13 novembre alla conferenza stampa che avremo al Carroccio al Campidoglio, e il 9 dicembre, la serata finale, suoneranno i vincitori con l'orchestra Roma 3 al Teatro Palladium. Mi pare di aver detto tutto poco del maestro Talmelli, comunque i ragazzi sono stati molto interessati a questa musica che io conosco da tanti anni, poi vi farò sentire anche le bagatelle che ho eseguito un po' in tutto il mondo, e quindi procederei adesso alla poesia e alla musica. Vuoi dire due parole, Andrea? Ma io vorrei solo ringraziare anzitutto gli organizzatori, in particolare poi un ringraziamento lo vorrei fare proprio ai quattro ragazzi che si sono cimentati nello studio di questi bravi pianistici, insieme naturalmente alla loro insegnante che ha fatto il Magisterium per conto anche del Rotary Club di Roma Ovest. Grazie. E questo mi sembra un'iniziativa molto bella, molto incoraggiante, che poi l'insegnante di questa portata, di questa maestria, davvero, lo possiamo dire, si cimenti insieme con gli stessi ragazzi che si perfezionano. Dirò solo una parola, perché questi cinque brani fanno parte di una selezione del mio repertorio pianistico. L'anno scorso abbiamo prodotto un disco con 11 brani, e ascoltando questo disco Marcella ha scelto con i ragazzi 5 di questi per essere eseguiti. Come dicevo, sono tutti brani legati a riferimenti poetici, ecco perché qualche cosa verrà recitato e bontà sua, Marcella reciterà. E ho anche uno spaccato di vita, perché le bagatelle che vengono eseguite da Marcella furono uno dei primissimi brani musicali che io composi a 23 anni, quando cominciavano a nascere i primi nipotini, 5 bagatelle, ognuna dedicata a uno dei nipoti che nasceva. E arriviamo fino all'anno scorso, quando con i campi
del Mattino, sul testo poetico di Marina Popadic, una ragazza serba che è pianista ma è anche poetessa. Abbiamo pensato insieme, con l'entusiasmo che contraddistingue questa ragazza, di fare insieme questo disco. Quindi mi auguro che sia di buon gradimento anche a voi e ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie. Primo brano, Gli occhi dell'imperatore, del 1996, un racconto di Laura Mancinelli. Studiosa del mondo medievale, Laura Mancinelli si è ispirata alle leggende cavalleresche per reinventarle liberamente. Nel racconto Gli occhi dell'imperatore, Federico II, ormai prossimo alla morte, è protagonista insieme ad una contessa piemontese e a un cavaliere, musico, poeta di un affascinante intreccio di sentimenti d'amore e entusiasmo, rassegnazione e senso del destino. Al pianoforte, Emanuele Fiovesani.
ogni anni belli e vuoto. Il colore di quando ero bambino li trovo in quelle belle scatoline colorate dei torroncini sperlari che Natale mi fa ancora golosare, ammucchiate in un cestino di paglia insieme alle altre giambusaglie del solaio. Al pianoforte, Matteo Pierro. Gondola del 2010, Herman S. Azzurro sopra di te e vampa solare, sotto di te l'onda eterna di pace, sulla chiglia snella che lieve si muove, porti eco di corde e giochi d'amore. Nere solenni le tue pareti leggere, dolce finché divampa l'oggi di gioie, dolce e strano il sogno di morte, di giovinezza, d'amore che si spegne. I miei anni giovanili scivolano verso mete sconosciute, per vastità belle di luce. Gondola snella, rapida e lieve come te. Al pianoforte Emanuele Savrò.
Thank you.
Canti del mattino. Marina da Marina Popavic. È un gioco di acqua al mattino, la tempesta si dimena, il tuo seme è ancora sulla costa. È un gioco d'acqua, il sorriso della nostra bambina. È un gioco di vento che ci ha portato sulla costa dell'Adriatico, nel mio petto. Ascolta il vento, al mattino, nella notte. È un gioco di silenzi, il nostro amore, in cui la parola ha perso il pensiero. Il silenzio muto, il vento porta una rosa al cimitero e Stella piange vicino al fiume. E Stella è un gioco di tempo. Ti vedo al fiume, il tuo padre se n'è andato, le tue lacrime scriverò nella notte. Non piangere, Stella, il tuo padre tornerà. È un gioco di tempo. È morto tuo padre. È stato un gioco. Senza. Il tuo padre è su strade lontane. Non so se vedrà la nostra candela. Urla oggi. Non avere paura, stelle. Il tuo grido sono le campane della nostra chiesa. Tutto è un gioco, senza. Al pianoforte, Valerio Tesoro.
Thank you.
Grazie.
detto lo chiamo, e del magistero dell'anno scorso. E non capisce l'ultimo, ma per primo, il maestro Tamelli. Che fa sì che questi giovani emergenti possono farsi ascoltare dal pubblico in concerti anche molto belli che sono al Teatro di Marcello, e qui tutto questo bellissimo panorama e i turisti sono affascinati. Comunque, grazie di essere intervenuti e vi aspetto allora ai nostri prossimi appuntamenti. Grazie ancora.